sarà un Matteotti diverso come tutte le manifestazioni sportive proprio per via dell'emergenza sanitaria. Perciò l'importanza di questa manifestazione, assessore, non so se lei è d'accordo, va al di là dell'aspetto prettamente sportivo. Sarà una manifestazione diversa, come saranno diverse tutte le manifestazioni che avverranno in questi momenti, in chi riuscirà ad organizzarle. Ci saranno delle misure ordinate dal Comitato Tecnico Scientifico sia nazionale che regionale. Noi siamo in completo e permanente contatto col Comitato Tecnico Scientifico e quindi ci saranno tutta una serie di misure che consentiranno questo tipo di manifestazioni. Matteotti è nato proprio nella Seconda Guerra Mondiale, che era 45, il 46 l'ha vinto Gino Bartali, speriamo che quest'anno lo vinciamo noi, nel senso ironico. Era importantissimo secondo me ripartire, poi poteva andare bene, poteva andare male, perché il rischio c'era e c'è, quindi se riusciamo a fare un grande Matteotti, secondo me c'è anche un'altra valenza, ecco, e sono orgoglioso insieme a Daniele Sebastiani di fare questo Matteotti, perché molto probabilmente tante volte ti viene la voglia di mollare, invece siamo andati avanti e spero che poi alla fine abbiamo ragione noi, insomma. Purtroppo ci sono gare importanti in concomitanza e quindi si fa un po' i conti con gli infortuni, con magari dei malanni, e quindi all'ultimo momento addirittura due squadre World Tour hanno dovuto mollare. Io quello che voglio dire, 26 squadre, anche perché abbiamo voluto quest'anno, visto che comunque è un anno molto particolare, non fare squadre da 7 e precludere magari l'invito a qualche squadra, di far partire squadre in 6 per dare la possibilità a tutto il mondo del ciclismo, ricchi e poveri, come si dice, World Tour no, perché deve essere una giornata di festa, magari non allo stesso livello dell'anno scorso, che era magari con gli arrosticini e più festoso, però deve essere un Matteotti che deve dare motivazione a tutti quanti, perché il lockdown comunque io penso che qualcosa ci abbia lasciato, quindi questa ripartenza darà fiducia a tutto l'Abruzzo, senza sottovalutare a livello mediatico che in tutto il mondo ci seguiranno. Il trofeo Matteotti sta resistendo anche a questo, merito a Daniele Sebastiani e Stefano Giuliani che ce la stanno mettendo tutti anche in un momento così difficile. Possiamo dire che il Matteotti quest'anno è stato più forte anche del Covid-19. Ma guarda, in questo momento io credo che dire essere più forte o più debole non serva a niente. Qui la situazione, che se ne possa pensare, comunque può essere anche abbastanza seria. Quindi sì, è un modo per dimostrare che siamo tutti vivi, questo è vero, però non dobbiamo perdere d'occhio la situazione.